Un momento come questo, dove ci si nasconde dietro false ideologie piene d'odio, solo l'amore può salvarci. Tutto questo è Love, nono album di Giovanni Allevi, presentato alla Feltrinelli di Napoli. Tra le 13 tracce dell'album del compositore ascolano c'è spazio per tutte le forme dell'amore. E così in Loving You l'artista esplora, attraverso timbriche morbide a tratti sussurrate, l'amore romantico. In My Family racconta l'amore verso i suoi familiari. In Asian Eyes affronta invece la disperazione amorosa. Curiosa la dedica ad un asteroide dedicatogli dalla NASA con il brano Asteroid 111-561. Le registrazioni di Love sono state effettuate nei celebri Abbey Road Studios di Londra, dove incisero i Beatles e i Pink Floyd. Ai nostri microfoni il maestro, visibilmente emozionato per il calore dei napoletani, parla del disco e annuncia il tour che partirà da Londra per poi finire in Asia. Tra le tappe anche quella napoletana del prossimo 30 marzo all'Augusteo. È un po' la forza ed il potere della musica strumentale, cioè quella di mettere l'ascoltatore direttamente in contatto con le proprie emozioni, con i propri ricordi e le proprie aspirazioni verso il futuro. Quindi una musica che vuole avere l'ambizione, anche con tutta l'umiltà, di rendere liberi. Parte da Londra il suo tour, poi arriverà anche qui a Napoli. Per me è come se fosse partito da qua, in questo momento, tanto che alcuni brani li ho eseguiti in anteprima, in prima saluta. Comunque sì, un tour internazionale che parte da Londra, si svilupperà nelle maggiori capitali europee, poi verrà in Italia e poi infine in Asia, sì, evviva!